Benvenuti in questo nuovo video tutorial su After Effects. In questo video tutorial, che sarà il primo di una serie, vedremo alcune cose principali di After Effects, o comunque questo è un video introduttivo ad After Effects. La prima cosa che vediamo è come mai quando installiamo After Effects, scegliendo anche una lingua, automaticamente lui inserisce la lingua nel nostro sistema operativo. Questo perché lui riconosce il sistema operativo e quindi di conseguenza aprendolo la prima volta, come vediamo, in questo caso abbiamo una lingua in italiano. Se noi vogliamo invece delle lingue diverse, possiamo tranquillamente accedere nella cartella dove abbiamo installato After Effects, troveremo una cartella Language. Nella cartella Language abbiamo a disposizione vari collegamenti a lingue differenti, per esempio il francese, il tedesco, l'inglese, l'italiano e così via. Quindi volendo uno potrebbe scegliere tranquillamente di abilitare un altro collegamento o collegarlo, inserirlo per esempio nel menu dei programmi, oppure sul desktop poi automaticamente cliccando si aprirà sempre in quella lingua lì. Non funzionerà se noi apriamo direttamente un file di After Effects invece con il classico doppio clic. In questo modo aprirà quello del sistema operativo installato, quindi con la lingua per esempio in italiano. Vediamo però allora come si compone, già che abbiamo aperto After Effects, vediamo come si compone l'interfaccia di After Effects. Abbiamo un menu a discesa con file, modifica, compressione, con tutti i menu di After Effects, una barra con il progetto in cui sono elencati tutti i progetti di After Effects, la composizione, le informazioni sulla composizione, l'audio, i controlli del tempo, gli effetti predefiniti e volendo se noi ingrandiamo, ora qui non abbiamo altre palette, però potremmo avere altre palette se salvate al suo interno. E la composizione con la timeline. Naturalmente l'interfaccia per il momento è quella standard e quella grigio chiaro. Vediamo in maniera più approfondita, abbiamo anche la barra degli strumenti in alto. Vediamo in maniera più approfondita alcune impostazioni di base di After Effects. Dal pannello modifica abbiamo preferenze e possiamo per esempio da generale, general, andare a impostare tutto quello che vogliamo noi. Quindi possiamo vediamo che abbiamo le varie indicazioni di come si comporta After Effects con alcuni formati, oppure volendo le anteprime che avranno una risoluzione abbassata a un quarto e dove si può utilizzare l'OpenGL, volendo possiamo fare informazioni su OpenGL, vedere quanto, in base alla scheda video che abbiamo, vedere quanta memoria delle texture viene presa per l'utilizzo dell'OpenGL. Se noi alziamo questo valore qua, avremo più subiremo dei rallentamenti in alcuni casi, però avremo la possibilità di utilizzare più memoria in base naturalmente alla nostra scheda video. Questa scheda video qua è a 512 MB di memoria RAM a parte, quindi volendo io questa qui la potrei portare anche per esempio a 400. Se io naturalmente ho una scheda da 256, se porto a 400 non sfrutterà assolutamente la sua memoria. L'anteprima dell'audio, la frequenza del campionamento che può essere bassa, la dimensione del campione, la tipologia se mono o stereo. La visualizzazione ogni 5 fotogrammi, ogni 30, quindi qui abbiamo tutto quello che riguarda il tracciato animato. Se naturalmente faccio sul successivo posso scorrere senza dover andare a scegliere fase di importazione. L'importazione qui è molto importante perché noi molte volte possiamo lavorare, in Europa si lavora con una misura PAL, quindi con una misura 25 fotogrammi per secondo. Se invece lavoriamo in misure americane o giapponesi lavoreremo con i famosi 30 fotogrammi al secondo che vengono magari ottimizzati a 29,97. Se lavoriamo con formati personalizzati o formati film potremo lavorare a 24, quindi una volta impostato qui 24 automaticamente
si imposteranno tutti in fase di importazione tutto a 24 frame. Questo è leggermente diverso, se vado a creare una nuova composizione, noto che anche qui ho la possibilità di impostare il fotogramma per secondo. Naturalmente, se questo è impostato a 25 e noi qui, nelle nostre caratteristiche, nelle nostre preferenze, abbiamo l'importazione a 24, troveremo dei rallentamenti, delle difficoltà in fase di lavoro. L'output naturalmente viene scelto in fase di output, volendo si possono assegnare altre modalità, quindi volendo io potrei dare anche un overflow, cioè come viene distribuito il carico in fase di output del render su alcuni hard disk. Posso scegliere i colori naturalmente della griglia, delle proporzioni delle guide, posso scegliere come vengono rappresentate e i colori dell'interfaccia per alcune delle etichette, quelle che lui chiama etichette, che vedremo meglio che cosa sono. E naturalmente ho la possibilità anche, vedo che le etichette sono dei colori particolari e tutte le volte che io vado a creare per esempio una composizione mi viene creata col cobalto, oppure un layer video mi viene creato con il colore verde e acqua, così via. Queste saranno le colorazioni fisse che noi possiamo anche tranquillamente variare. Volendo io già qui posso scegliere anche altre tipologie di colorazioni, oppure lo possiamo fare successivamente. Le cache sono abbastanza importanti perché tutte le volte che io vado a realizzare un'anteprima o vado a realizzare un render, abbiamo dei problemi, magari nel realizzarla si accumulano delle cache. Notiamo che qui mi viene segnalato una nota che se io vado a modificare la configurazione in base al sistema, After non userà più di 2 giga di RAM. Naturalmente se siamo su un sistema a 64 bit useremo naturalmente più di 2 giga, ma su 32 non più di 2 giga. Tutto questo si può arginare sia andando a aumentare l'uso massimo della memoria e sia le dimensioni della RAM, che in questo caso è pari a 1,6. Naturalmente in base a quanta RAM abbiamo possiamo tranquillamente utilizzarne anche altra. Vediamo che dalle proprietà vediamo che a disposizione abbiamo un certo numero di RAM. Ok, volendo io posso scegliere anche una cartella personalizzata in cui salvare le cache, le media cache, e posso svuotarle tranquillamente anche da qui. Ho una cartella, un database e una cartella di cache. In più posso anche attivare una cartella personale in cui di supporto, in caso non ce la faccia a renderizzare, va a creare questa cartella qua. Io mi sono creato una cartella personalizzata sul C con cache con un nome un po' particolare, ma volendo uno potrebbe caricarle qua. L'anteprima nel monitor, solo a monitor o computer, oppure utilizzando una modalità di colorazione, perché abbiamo a disposizione volendo la possibilità di utilizzare delle colorazioni in base alla gestione colori, potremmo utilizzare un profilo di colore e quindi volendo potremmo utilizzare tranquillamente una tipologia di colore da assegnare, in modo tale da avere uno stesso gamma, lo stesso rapporto di colorazione, che se io lo vedo su un monitor, magari un video mi può risultare molto scuro, quando invece vado a vederlo in televisione o su un altro monitor può risultare molto chiaro. Questo è per avere un giusto contrasto, un giusto rapporto con il tutto. Il colore dell'interfaccia utente invece mi permette di andare a stabilire un colore diverso o più luminoso, questo in base alle vostre necessità. Io per necessità personali preferisco tenerlo abbastanza scuro, perché se una colorazione è molto scura permette un rilassamento maggiore in fase di lavoro e quindi permette di lavorare più tempo su un software. Altra cosa, il salvataggio automatico, che volendo
lo possiamo attivare oppure no. Io consiglio di non attivarlo, anche se quando si chiude magari non abbiamo la possibilità di avere un backup del file, però se attiviamo il salvataggio automatico in alcuni casi potrebbe risultare molto più lento in fase di lavorazione. Multiprocesso per le fasi di renderizzazione, la tipologia di suono da utilizzare con i vari settaggi, per cui l'output invece del suono con le varie impostazioni, e abbiamo finito con le impostazioni. Naturalmente le impostazioni poi sono in base alla tipologia di hardware che abbiamo e alla necessità che abbiamo noi di lavorare. Naturalmente noi possiamo personalizzarci quest'area tranquillamente di After Effects, possiamo scegliere in base alle nostre necessità varie tipologie di interfaccia. Questa è un'interfaccia su una work area molto standard, come spesso viene definita. Volendo, uno potrebbe scegliere soltanto animazione, in cui vengono tirati fuori, appaiono soltanto le palette con gli strumenti più utilizzati in fase di animazione, oppure di disegno, perché After Effects non è un programma di video editing, video e sound editing, ma è un programma che si chiama di motion graphic anche, quindi permette, rispetto a programmi come Premiere, anche la possibilità di realizzare delle animazioni vere e proprie, non animazioni tridimensionali, ma comunque delle animazioni in motion graphic. Disegno, effetti, quindi abbiamo la possibilità minima di impostare come vogliamo noi la nostra interfaccia. Volendo, uno potrebbe anche, dalla standard, potrebbe anche tirarsi fuori altre palette o posizionare le palette in posizioni diverse, e poi dopo, con nuovo spazio di lavoro, può salvare l'interfaccia e quindi avere un'interfaccia personalizzata in base alle sue esigenze.